Nella seconda puntata di Dolomiti sugli sci, la serie prodotta da Dolomiti Production e in onda su Telebelluno, Luca Bertagnolli, istruttore nazionale di sci alpino, ci porterà alla scoperta del comprensorio Faloria Cristallo. Ci sganciamo in cima, sì. Facciamo un attimo di mobilità, un attimo Bene. Di stretching e poi facciamo questa pista molto semplice, costeggiando lo ski lift che è di media pendenza, con arco di curva naturale. Sì. Senza forzare a livello sia motorio che di velocità. Ospite sarà il dottor Luigi Bertinato, membro della direzione generale dell'Istituto Superiore di Sanità e atleta master di sci alpino. Lavoro in un istituto superiore di sanità, che è il più importante istituto di ricerca biomedica che abbiamo in Italia. Ahimè è diventato famoso per il Covid, perché abbiamo un grosso dipartimento di malattie infettive, però ci occupiamo anche di malattie croniche, di malattie rare, di oncologia, ma anche di temi importanti come salute e ambiente. Tutte le questioni legate all'inquinamento dell'aria, del suolo, eccetera, sono oggetto delle nostre attività di ricerca, come la salute animale, che è un altro dei temi importanti di questo periodo, visto che c'è stato il salto di specie per il Covid, se vi ricordate, l'anno scorso. Giornata invernale con vento e visibilità ridotta renderanno la puntata particolarmente avvincente e affascinante. Come sono le gambe come prima giornata? Caro Luca, sento puzza di bruciato. E allora, il primo giorno sai com'è. E allora ci mettiamo sopra due ovetti. E buoni propositi per allenarci. Lezioni teoriche, tecniche e qualche suggerimento per affrontare le curve in sicurezza e grande divertimento. Tutto questo è Dolomiti sugli sci.